63 kg di fuochi pirotecnici illegali sequestrati dalla polizia a Brindisi e Ostuni. Si chiude così il bilancio dei festeggiamenti per l'arrivo del nuovo anno. Il sequestro, avvenuto in due operazioni distinte, ha visto il coinvolgimento nella mattinata del 31 dicembre di una 38enne brindisina che, in seguito ad una perquisizione domiciliare nel suo appartamento del Rione Paradiso, è stata trovata in possesso di 13 kg di botti di Capodanno, ai quali era evidente la mancanza di una parte del materiale già venduto. Ad Ostuni, nella serata dello stesso giorno, gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza, dopo alcuni appostamenti e pedinamenti, hanno fermato uno ostunese di 25 anni, già noto per reati dello stesso tipo e figlio di un pregiudicato sorvegliato speciale, mentre era alla guida di un pick-up nel quale aveva sistemato 50 kg di materiale pirotecnico ed esplosivo pronto per essere esploso di lì a breve. Il materiale è ora al vaglio degli agenti artificieri. Per entrambi denuncia a piede libero che si unisce al bilancio tracciato dal questore di Brindisi Giuseppe Cucchiara, in città da appena due mesi, che in conferenza stampa ha sottolineato la presenza dei vari dirigenti provinciali della polizia, come le forze dell'ordine brindisine siano pronte e reattive e che la sua idea di sicurezza per il nuovo anno passerà anche attraverso una intensificazione dei controlli e della presenza sul territorio.